Una spettacolare cornice di pubblico, oltre 1.000 tarantini sugli spalti dello stadio Perriello di Policoro. La spinta del tifoso blu non basta per conquistare i 3 punti in palio. Il Taranto chiude il girone di andata del 2013 con pareggio, che forse stretto sopra Papagna, anche se nel complesso può essere giudicato un risultato giusto. Il Taranto è 3-5-2 inizialmente, con Molinari che rimane in panchina. Diciamo che la squadra è più o meno la stessa, proprio ad eccezione dell'Argentino, rispetto a quella che 7 giorni prima ha battuto il Real Marcianise. Il Metapontino non è più la squadra di inizio campionato, si è notevolmente rinforzata, lo dimostrerà ampiamente sul campo per i Lucani. Quinto, dato consecutivo, Riccio Clemente di testa sul secondo palo manda di pochissimo al lato. 4 minuti più tardi c'è un gran tiro da fuori area di sinistro di Ciarcià, pallone che sfiora il palo. Alla 23esima c'è un tiro di Caridi, si vede dunque il Real Metapontino parato da Marani. 1 minuto più tardi è Clemente che si vede deviare all'interno dell'area di rigore il suo tiro in calcio d'angolo dal capitano biancoceleste Maglione. Al 27esimo c'è una discesa in tandem sulla corsia mancina, Mignogna Amigoni, quest'ultimo tira in porta, colpisce il paletto esterno, ma avrebbe potuto servire in area di rigore Balistra di tutto solo. Al 28esimo il Taranto centra l'incrocio dei pali con un gran tiro di Riccio dai 25 metri, che sorprende il portiere di casa che rimane parato tra i pali. Al 39esimo il Taranto subisce la prima ammonizione, viene ammonito Viscuso per un fallo ai danni di Cadaleta. Sul punteggio di 0-0 si chiude il primo tempo. Nella ripresa, intanto, passa subito in vantaggio. Il direttore di gara segna un calcio di punizione rosso-blu accanto alla bandierina per un fallo subito da Viscuso. Quest'oggi lo Juniores tra i migliori in campo. La punizione viene fatta dal sinistro di Francesco Pignogna, che fa tutti con un tiro sul secondo palo per Mignogna. Gol dopo quasi 3 mesi. Non segnava da metà settembre, quando sempre su punizione fece gol a Bisceglie. 2 minuti più tardi, dall'altra parte c'è una punizione per il Real Metapontino che viene deviata in calcio d'angolo da parte di De Tommaso. Il tiro dei biancocelesti al 12esimo viene ammonito Miconi, e allora il tecnico su un colpo di testa ravvicinato di Prosperi all'interno del rigore, tutto è nato da una palla inattiva. Al 27esimo però dall'altra parte c'è una grande prodezza di Riccardo Marani sulla sventola fuori area di Gadaleta. Il gol del pari del Metapontino nell'area è giunto al 29esimo, quando i padroni di casa conquistano il quinto corner. Si sgancia il difensore centrale che sotto misura batte di testa Marani per l'1-1, e il copione si ripete con il gol subito dal Taranto su palla inattiva. Al 31esimo il momento di Molinari che rileva Mignogna, poi c'è una diagonale di Balistreri, forse trattenuto in area di rigore, pallone che va a sbattere sul palo esterno e poi termina sul fondo. Al 38esimo c'è un'indecisione difensiva che viene sbrogliata da Marani proprio al limite dei 16 metri rosso-blu. Terza ed ultima sostituzione nel Taranto, 44esimo, quando esce Viscuso, entra Vivacqua. 3 minuti di recupero che si concludono con un tiro di Molinari del fuoriale, pallone che scende, ma quando ormai è troppo tardi. Risultato finale 1-1, e tanto rosicchia un altro punto alla lettera della classifica. Adesso il Marcianise è stato l'unico più 5, il campionato della cultura del 5 gennaio, la trasferta di Vico Quenze.